sono oltre 36 milioni di euro per le edilizie scolastiche e l'adeguamento alle norme antisismiche stanziati dalla Regione e ripartiti dalla Giunta, 18 destinati agli edifici comunali e 18 a quelli gestiti dalle province. Ieri sera a Pescara il presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso ha incontrato i beneficiari dello stanziamento nella Sala dei Marmi della provincia di Pescara, al fine di definire gli strumenti con i quali poi effettivamente spendere le somme stanziate nell'ambito dei fondi europei PARFAS in relazione al bando di selezione per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici di proprietà degli enti locali già approvato dalla Giunta abruzzese. L'elenco è lunghissimo, tra gli interventi più imponenti quello sul Misticoni Belisario di Pescara, 1.300.000 euro, sull'Istituto Alberghiero di Roccaraso, 1.900.000 euro, all'ITIS di Savoia di Chieti, 1 milione di euro. Noi abbiamo attivato un bando grazie al quale l'edilizia destinata alla vita collettiva viene sostenuta per ragioni di messa in sicurezza e di pieno efficientamento da fondi regionali sottoposti ad un rigoroso bando di selezione. Siamo contenti di poter essere prossimi e vicini alle autonomie locali perché di lì si articola la vita, la migliore vita della regione. Una cifra importante questa? Assolutamente sì, soprattutto perché è possibile poi vivacizzarci una serie di cantieri anche su misura delle piccole imprese, perché qui c'è sempre l'opportunità, a volte anche rischio, che si mobilitino grandi numeri finanziari per grandi cantieri che poi si concentrano in pochissime imprese nazionali. Poter fare una serie di interventi destinati a differenziati bersagli consente a tanti cantieri di animarsi e quindi a tante risorse umane di poter essere contrattualizzate. Su questo fronte sono molto soddisfatto.